quante risoluzioni dell'ONU non sono state applicate? Io ne cito una per tutte perché mi sta a cuore, quella sul tema della Palestina, che tutti i focolai e le guerre del Medio Oriente e del Nord Africa hanno un po' l'epicentro lì. Un importante convegno a Palazzo San Giacomo ha messo a confronto esperti di diritto e di relazioni internazionali per analizzare il ruolo delle Nazioni Unite rispetto allo scenario geopolitico mondiale. Celebriamo oggi a Napoli, come in tante città del mondo, la Giornata Mondiale delle Nazioni Unite. Il 24 ottobre è stato scelto come data perché il 24 ottobre del 1945 è entrato in vigore lo Statuto delle Nazioni Unite. Io sono per il superamento della NATO. Ho sempre detto perché noi dobbiamo essere alleati degli americani, degli Stati Uniti, ma non dobbiamo avere cessioni di sovranità, altrimenti l'Europa non sarà mai forte. Del resto Rossi e Spinelli ebbero una grandissima intuizione quando ci fu l'istituzione del Parlamento europeo, l'Europa unita nelle diversità, dal Portogallo, oggi diremo la Russia, prima l'Unione Sovietica. Noi potremmo mai dover considerare per sempre, come vorrebbe qualcuno, la Russia, indipendentemente dai governanti di turno, e faccio un discorso di carattere generale, un nostro nemico. Cioè, come si può immaginare un'Europa forte senza un'interlocuzione forte con la Russia? Io lo ricordo sempre, se non fosse stato per l'Unione Sovietica, visto che oggi tra le varie ricordi c'è la Caporetta, tra le varie cose noi avremmo avuto ancora Hitler. Il popolo russo non può essere considerato meno alleato del popolo americano. Il professor Wulzer dell'Orientale di Napoli ha analizzato il rapporto fra ONU e Stati Uniti sotto la presidenza Trump. Il professor Tanzi dell'Università di Bologna ha sottolineato che la Carta ONU fa riferimento alle volontà dei popoli piuttosto che degli stati, legando la convivenza pacifica al ruolo della democrazia partecipativa. Il convegno è stato promosso dall'ufficio CEIC del Comune di Napoli. Questo evento è stato organizzato dal CEIC, che è il Centro Europeo di Informazione, Cultura e Cittadinanza, che è un ufficio del Comune di Napoli che si interessa, tra le altre cose, di relazioni internazionali. Ci auguriamo che questo ufficio possa diventare una sorta di agorà per i cittadini, per la cittadinanza, per parlare di questi temi di politica internazionale.